11 libri da leggere per essere migliore nel business, nel lavoro o anche in generale nella tua vita. Una delle domande classiche queste. Che mi consigli dei libri da leggere per essere meglio come imprenditore nel mondo del lavoro, nel mondo del business, ma anche in generale, come essere umano? Premesso che noi siamo così fortunati in questa nostra epoca che possiamo vedere video, puoi andare su YouTube e guardarti miliardi di video delle persone più interessanti del pianeta. Quindi eccoci qui, 11 libri da leggere a consigliarvi. Serve to Win, Novak Djokovic, questo c'è in italiano, l'hanno tradotto il punto vincente, orrenda traduzione, uno dei libricini più carini che ho letto negli ultimi anni. Novak Djokovic è il numero uno al mondo di tennis, parla di alimentazione, parla di mentalità, parla di valori, ottimo libro per settare l'approccio giusto alla propria salute in generale, fisica e mentale. Restiamo sempre in tema di mentalità, Mr. Tim Grover, Relentless, ne abbiamo parlato a lungo in un altro video, From Good to Great to Unstoppable, coach fisico e di fatto anche coach mentale di gente tipo Michael Jordan, Kobe Bryant e grandi stelle dell'NBA, molto carino per capire la mentalità di chi davvero ha super successo nello sport, ma si applica anche nel business chiaramente. Per capire invece dove va il futuro, decisamente Bold, che non è Bolt quello che corre, scritto da Peter Diamandis, cofondatore della Singularity University, i grandi scenari, pensare in grande, progetti, tecnologie che cambiano radicalmente il mondo. Libricino sulla produttività Scrum, del nostro amico Jeff Sutherland, l'arte di fare il doppio del lavoro nella metà del tempo. Alcuni consigli semplici e applicabili per essere più produttivi. È un po' di luoghi comuni da sfatare, tipo che bisogna lavorare 24 ore al giorno per fare di più, o che devi essere un giocoliere del multitasking per realizzare tutto quello che vuoi realizzare. Non è vero, un sacco di dati, di fatti e una marea di aziende che sviluppano software usando questo metodo e non solo. Per chi vuole migliorare le sue capacità di vendita invece, Oren Clough, Pitch Anything, l'ho anche intervistato, un pazzo furioso. Il libricino è molto carino, piccolo, con un po' di consigli controintuitivi su come si venda al meglio. Divertente da leggere, a me è servito. Sulla leadership consiglio questo, Legacy di James Kerr. È un libro tutto sugli All Blacks, la squadra di rugby più di successo della storia dello sport. A chiunque abbia un'azienda o a chiunque lavori in un'azienda, quindi a chiunque, suggerisco Disrupt Yourself. Qua ci sono tutti i miei appuntini. Il tema è quali sono le tecnologie, qual è la mentalità, qual è il framework di chi ha successo in un'era caratterizzata dalla continua innovazione. Jay Samit, good stuff. Due libri per il mondo degli investimenti. Abbiamo visto in un altro video che oggi uno deve diventare investitore di se stesso e devi capirne di più di come si muove il mondo della finanza, volere o volare. Number one, Charlie Munger. A prescindere da questo libro, leggere e ascoltare Charlie Munger, socio storico di Warren Buffett, personaggio strepitoso. Non solo come consigli economici, come filosofia in generale di business e anche nella sua vita personale ha avuto le sue. E l'altro libro facile, basico, Tony Robbins Money, anche questo c'è tradotto in italiano, Soldi si chiama. Tony Robbins, che io ho intervistato, personaggio pazzesco, performer straordinario, chiaramente uomo di business. Questo libro lo suggerisco a chi è all'inizio e vuole farsi un'idea complessiva del mondo della finanza, anche perché si è intervistato una trentina degli investitori più famosi sul pianeta e quindi è un bel riassuntone di alcuni concetti che in realtà trovate già sparsi ovunque online, però sono spiegati in modo semplice e con un po' di carichetta che non fa mai male. E poi ultimo libro che vi suggerisco, Richard Dawkins, storico biologo ateo. Qualunque sia la tua visione dell'esistenza, secondo me non puoi non considerare di metterti a confronto con un pensatore del genere, e ogni volta ti costringe a pensare a quali sono i fatti. Stai prendendo una decisione in modo totalmente irrazionale o stai guardando i fatti? E poi dai, ne aggiungo un altro, Václav Smil, Making the Modern World. In realtà Václav Smil ne ha scritti una carovanata ed è l'autore, uno degli autori preferiti da Bill Gates. Su tutti i temi più importanti, i materiali, l'energia, dobbiamo mangiare carne sì o no? Vecchiettino meraviglioso. Che la conoscenza sia con voi, che da sola non serve a niente, poi serve trasformarla in competenza, azioni e auspicabilmente poi in una grande soddisfazione personale, in una vita che poi vi appaghi sotto tutti i punti di vista. Ciao.